effetto speciale glissando, chiamato anche scivolato. Come si suona? Come si scriva? Ti svelo il trucco. Tieni a mente questi semplici accorgimenti. Scivola con le unghie. Prepara la fase finale all'inizio. Scivolato o glissando si fanno con unghia, così. Le altre dita devono essere raggruppate. Deve essere una posizione statica. Oppure si fanno con una certa, tenendo una certa angolazione. Nel questo caso si possono ottenere un effetto cromatico. Così, questo movimento qua. E non dimenticare mettere mi piace. Molto importante avere tre fasi. L'inizio, ma nel tempo stesso vedi che prepari già la parte finale. E svolgimento, che sarà questo movimento qua, però con movimento, ma movimento ti distrae. Tieni posizione iniziale. E la fine. Se per esempio alla fine devi fare un accordo, allora lo preparo, lo metto già in intenzione, importante qua tenere vicino, così, vicino così, lo faccio per esempio. Ti faccio vedere il movimento finale. E questo, come aprire e chiudere le porte. Importante, tre fasi, l'inizio, svolgimento e fine. Metti già nell'intenzione e qui, ma con un'idea, con un'idea della fine. E chiaramente un effetto speciale, non un effetto percussivo. E come dice Peppino De Filippo, ho detto tutto.